Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati. Sentivate la mancanza di due chiacchiere in cucina? Ebbene, siamo tornati. Siamo qui per darvi la nostra compagnia, le nostre chiacchiere e le nostre ricette che ovviamente voi riprovate sempre e poi ce lo fate anche sapere. Questa è una cosa che ci dà molta soddisfazione. Forse siete diventati più bravi voi di noi, di me sicuramente, ma non so se più bravi di lei. Claudia Sgarbossa! Buongiorno! Eccola qui! Buongiorno! Sicuramente più bravi di me. Quindi siamo una certezza. Noi partiamo dal presupposto che siamo circondati da pochi bravissimi. Ma infatti noi vi diamo soddisfazione perché? Perché vi rendete conto che siete più bravi di chi state guardando. Che dicono, ma guarda come sta facendo quella roba lì. Non sarà poi una cosa seria fare una cosa ma del genere. Ma soprattutto oggi ce lo diranno, secondo perché? Me. Perché noi oggi andiamo a toccare un tasto dolente, secondo me. Cioè. Facciamo un viaggio nella tradizione. Io ho paura. No, perché ancora non so nulla, capite? Io adesso vado a scoprire tutto quello che Claudia ha pensato per oggi. Allora, oggi diciamo che ci siamo addentrati in un argomento spinoso. No, scherzo. Noi oggi faremo il lesso. Ah, ok. Quindi parleremo di questo piatto tradizionale, di questa ricetta che ogni famiglia ha personalizzato nell'arco degli anni e delle generazioni. Così voi avrete modo di dire, no, ma mia mamma lo fa così, ma la mia nonna lo faceva colà. Noi, come sempre, vogliamo proporvi qualcosina, quindi al lesso abbineremo le sue salse d'accompagnamento. Ma infatti perché il lesso in realtà è una base, è una certo. base gustosa, buona, meravigliosa, da arricchire, da sviluppare, da riassaporare sempre. Allora, cara Claudia, caro Leo, mi piace perché il rischio nella tradizione c'è sempre, però d'altra parte bisogna anche dare qualche idea nuova ogni tanto. Sì, no? Ma è anche giusto secondo me poi proporre queste cose che sono le fondamenta della nostra cucina. Allora, un buon bicchiere d'acqua, come sempre, e poca pubblicità. Torniamo tra poco, del chiacchiere in cucina. Diamo ufficialmente inizio a due chiacchiere in cucina. Oggi Claudia Sgarbossa, la nostra Clau in the Clouds. Era un po' che non ricordavo il tuo blog meraviglioso. Il mio nome è semplicissimo e molto corto. Vabbè, Clau in the Clouds. Sì, ma ci sono tutti gli underscore sì, in mezzo. Sì, ma si trova lo stesso, sì, non certo. vi preoccupate. Blog bellissimo di lifestyle, di cucina, di bellezza, di tante cose. Tanti suggerimenti molto molto interessanti e assolutamente validi. Grazie, perché molto spesso insomma si trovano indicazioni che delle ciofeche invece in questo caso sono tutte cose che il tuo diciamo così senso di responsabilità sì, esatto dico solo cose vere dico solo cose vere. Allora in bandigione meravigliosa, in bandigione mi piace come parola, quindi adesso sta a te a leggere questa sfilza infinita di ingredienti. Io vado preparatevi perché saranno tanti gli ingredienti nella nostra cloche, ma come sempre vi ricordiamo che c'è la possibilità di vederli durante tutta la preparazione della ricetta, scorrere proprio sotto i vostri occhi. Allora, per il lesso di carne, allora per il lesso useremo il cappello del prete o lo scamone, un osso, la coda, un pezzo di cappone, carote, sedano e cipolla, proprio lesso ricco in questo caso. Poi faremo le tre salse, questi sono gli ingredienti. Allora, per il bagnè verde useremo 100 g di prezzemolo, un uovo sodo, un cucchiaio di capperi dissalati, tre acciughe sott'olio, uno spicchio d'aglio, 50 g di mollica ammollata nell'aceto di vino bianco e 200 g di olio extravergine di oliva. Via una. Poi, per il bagnè rosso useremo mezza cipolla, due spicchi d'aglio, mezzo peperone rosso e mezzo peperone giallo,
un cucchiaio di zucchero, una spolverata di cannella, della noce moscata, due chiodi di garofano, una punta di senape e 250 grammi di pomodori pelati, qui ho salsa di pomodoro. Insomma, questi sono gli ingredienti. Un sacco di roba. Un sacco di roba. Allora voi direte, tantissima. Qui mancano i tagli di carne per fare il lesso. Sì, perché il lesso, giustamente, lo sappiamo tutti, richiede una cottura di 3-4 ore minimo. Quindi questa mattina io sono arrivata molto molto presto, ho messo sul lesso e adesso lo presenteremo quasi cotto. Nel frattempo faremo le sue salse d'accompagnamento. Che poi siamo arrivati noi e proprio avvolti da questo profumo di domenica. Lesso, di brodo, di nonna, domenica, di nonna. Vero, meraviglioso. Allora Leo, abbiamo detto, abbiamo messo su il nostro lesso. Lesso e non bollito, vogliamo ricordare la differenza? La differenza è sostanziale. Il bollito viene fatto con l'acqua bollente e nel bollito si mangia la carne, mentre nel lesso viene messo su con la carne fredda. L'acqua fredda. Con l'acqua fredda, scusami. E si mangia carne e brodo, ma soprattutto si avrà un brodo più ricco. Questo ha assolutamente un fondamento scientifico. L'acqua a contatto con la carne a contatto con l'acqua calda, le sue proteine si gelificano, rimangono contenute. Sì. E quindi tutto rimarrà la sostanza rimarrà nella carne, mentre il brodo sarà assolutamente un'acqua da buttare. Mentre nel lesso, che è quello che faremo noi oggi, l'acqua piano piano, che l'acqua si scalderà e bollirà e sobbollirà per diverse ore, perderà mano a mano le sue sostanze che andranno a finire nel brodo. Quindi sarà una carne un pochino più povera, ma comunque saporita e morbida, e un brodo molto sostanzioso. Quindi nella nostra tradizione veneta si fa soprattutto il lesso. Il lesso, invece, poi per esempio in Piemonte c'è il bollito, no? Esatto. Il bollito misto, che tra l'altro ha una caratteristica il bollito piemontese. Sì, il bollito piemontese ha 7-7-7, si dice, no? 7 tagli di carne, 7 salse d'accompagnamento e 7 contorni. Vedi, quindi così. È impegnativo, direi. Impegnativo, sì, a meno che non lo mangiassero tutti i giorni della settimana, quindi c'era il taglio di carne e la salsa e il contorno settimana. Del lunedì fino alla domenica. Sì. Era un menu programmato praticamente. Allora, abbiamo detto che ha una lenta cottura il brodo, quindi il lesso, ma anche una lenta cottura il bagnet rosso. Allora, qua li abbiamo chiamati bagnet, sono proprio tipici, te lo dice anche il nome, della tradizione piemontese. In realtà il bagnet verde è una ricetta della mia famiglia, che l'ha sempre chiamato semplicemente salsa verde e che mia mamma ha sempre fatto con la carne lessa. Ok. Ok, quindi metto su tutti gli ingredienti del bagnet rosso, quindi della salsa rossa, che praticamente dovranno cuocere a fuoco lento per la stessa quantità di tempo che cuocerà il brodo, quindi all'incirca 4 ore. Allora, vediamo. Quindi una lenta cottura, la cipolla, i peperoni. Poi veramente il lesso è una tecnica, diciamo così, una tecnica culinaria molto molto antica. Quindi, cioè, già dai tempi, voglio dire, dell'età del fuoco, cioè quando è stato utilizzato il fuoco, l'idea del fuoco che scaldava la casa o comunque il luogo in cui si viveva e questa carne che sobbolliva per molto molto tempo, dava la possibilità un po' di unire le due cose, non scaldare e anche preparare il pasto, ma anche di ammorbidire queste carni, che molto spesso erano carni dure, che erano carni di selvaggina, insomma adesso dipende anche da quali popolazioni lo usavano e tutto quanto, se si va molto indietro nel tempo. Quindi era un po', diciamo così, una tecnica che dava un colpo al cerchio e un colpo alla bozza. Sì, non sono tutti tagli pregiati, se noti, nel bollito, anzi spesso sono anche tagli di scarto e così vengono nobilitati. Allora io faccio rosolare le mie verdure, abbiamo detto degli ingredienti del bagnet rosso. Quando le verdure saranno rosolate, io andrò ad aggiungere i miei pelati piuttosto che la mia salsa di pomodoro. Quindi qui è veramente un assemblaggio di ingredienti. Oh, che sfrigola! Dopodiché vado a mettere la mia senape mostarda. Sì. E vado a mettere i miei chiodi e la mia cannella.
questi chiodi, questa cannella e anche andrò a mettere lo zucchero, perché sarà un po' caramellato. Ah, quindi sarà allora, un po' un agrodolce, si può una dire? Una salsetta un po' agrodolce, sì. Una volta che la mia salsa è amalgamata, io la coprirò e la farò andare per almeno 4 ore, cioè le verdure dovranno cuocere lentamente e dovranno essere completamente cotte, perché poi noi andremo a passarle nel passaverdura o a frullarle a seconda delle attrezzature che abbiamo in casa, e quindi questa salsa d'accompagnamento diciamo che è fatta. Ah, ok, quindi diciamo così andrà a macerarsi da sola, andrà proprio a stracuocersi. Dopodiché vado a fare le altre due salse d'accompagnamento. Allora, visto che hai usato la senape, sì. Allora c'è anche una salsa per la carne lessa classica, la senape, che viene realizzata con senape, aceto, zucchero e spezie, quindi potete fare la stessa salsa senza utilizzare le verdure in questo caso. Sì, ma guarda che ci sono, ti ho detto, nel bollito piemontese ci sono almeno 7 salse d'accompagnamento, aggiungici poi le salse delle altre regioni. Allora io ho una mia pagnotta, ma potete usare anche del pan carré o del pane raffermo, insomma quello che volete. La cosa da fare per entrambe le salse che mi rimangono da fare è di ammollare la mollica, si dice sì, mollica, nell'aceto che poi strizzeremo. Quindi io scavo, poi questa bella crosta non andrà buttata, no, non anzi. Vi preoccupate che qui non si butta niente, men che meno il pane. Mi stava venendo in mente di metterla in forno un po' con un uovo dentro. Mamma mia, ma cosa qui, che veramente. Che creatività che ho oggi. Siamo pericolosi, siamo pericolosi. Soprattutto ideoni geniali. Comunque io vi do delle altre salse. Allora, per esempio, la salsa tonnata, che è una salsa classica dell'Italia settentrionale, preparata con tonno in scatola, capperi, acciughe e maionese, molto semplice. È quella del Vitteltonnée. Quella del Vitteltonnée. Oppure la salsa olandese, che invece viene preparata con tuorli d'uovo, burro fuso, succo di limone, ed è proprio tipi molto delicata, molto vellutata. Questa anche, è un po' no? più impegnativa, è una salsa impegnativa. Che va montata a bagnomaria, è comunque molto buona, è quella con cui si fanno le uova alla Benedict. Ah, ok, ok. Per capirci. Allora, le foglie del prezzemolo, che avrò già lavato in precedenza, chiaramente. E vuoi che trito? Sì, allora tu adesso mi devi fare una cortesia, perché sì. Noi dobbiamo fare due salse diverse. La prima avrà il crin sapete che è la radice di rafano, sì. Grattugiata e messa sotto aceto. Se volete grattugiarla, auguri, io ho preferito com'è. È una salsa fortissima che ti fa proprio, ti apre da cima a fondo. Diciamo così che se avete il naso tappato è una soluzione ideale, però fatelo da soli. Però è buonissima. Invece in questa salsa verde, appunto, sì. Che dicevo, una tradizione della mia famiglia, andrò a mettere un uovo sodo. Sì, io intanto ti trito il prezzemolo, facciamo così? Sì, tu intanto tritamelo, perché poi lo andremo comunque a frullare, Leo. Ok, faccio pezzettoni sì, un po' fammi così. Dei pezzettoni un po' grossolani, poi lo mettiamo nel robottino da cucina. E poi a filo aggiungeremo il nostro buon olio d'oliva. Quindi l'uovo sodo. Quindi dicevi, sodo. Ricetta di casa tua. Sì, quindi questo, quando mamma fa il lesso, e normalmente lo fa una volta a settimana, come in tutte le famiglie che seguono la tradizione, grazie Leo, e lei fa sempre questa salsina verde. Allora, benissimo, ti ringrazio, mettiamo all'interno il prezzemolo. Sì. Voilà. Anche l'aglio così. Anche l'aglio, sì, tanto poi si triterà, così mai facciamolo in due, guarda, così siamo tranquilli che si amalgama meglio. Ti divido anche l'ovetto. Mamma, che buono l'uovo sodo. Mamma, lo mangerei così, un po' di sale e via. Fa un po' pasquetta. Allora, perfetto, i capperi, che io ho già tolto il sale, oppure li comprate già, sì. In salamoia. E? Le acciughine, che sono tanto buone le acciughine. Ok. Adesso non mi devo perdere perché... Non c'è nulla in questa salsa, è proprio senza... Leggerle, per quello, siccome la carne ha perso tutta la sostanza... Bisogna ridargliela. Sì. Allora, io intanto ti metto un pochino d'olio. Va bene. E poi lo aggiungeremo mano a mano. Se tu mi dai una mano, io ti ringrazio. Allora, intanto io vado metto a da frullare. Parte. Oh, aspetta, perché ci manca... no, pensi che sia finita, ti sembrava già tanta roba. Metà del pane ammollato, perché okay. Metà è per la salsa al crème...
quindi andate a strizzarvelo bene, perché appunto si deve sentire il sentore dell'aceto, ma non deve essere troppo invadente. E andiamo, no, guarda questa salsa, tu non puoi capire, sarà che sono quelle cose legate alla propria infanzia, no? Sì. A me piace tantissimo. E quindi proprio non è solo il sapore, è anche tutto il corollario. Tutta l'emozione, no? Tutta sì. L'emozione. Vai Leo. Vado? Vai, vai. Vai col liscio. Andiamo. Poi mi dici io man mano che tu vedi che è asciutto. Io ti aggiungo l'olio perché ci vorrà, io vi ho dato una quantità, ci vuole quella. Tra l'altro vedete l'altra salsa, la salsa rossa, in questo caso sì. Sto preparando pian pianino, le verdure stanno facendo uscire l'acqua e quindi pian pianino andranno a... Verdure che una volta terminata la cottura si presenteranno così, okay. Quindi qua non ci resta che andare lo stesso a frullare, quindi io prendo l'altro frullatore ad immersione. Ci siamo. Allora tu tieni da parte la salsina verde e vammi per favore a frullare quella rossa, così io intanto termino la salsa al crepe. Questo è molto semplice, quindi vado a strizzare il mio aceto in eccesso. Oggi sono l'uomo degli elettrodomestici, mi diverto un sacco. Ci vado ad aggiungere il mio crème. Darò una bella mescolata e anche qui vado ad aggiungere un filo di buon olio. Mamma, il crème è arrivato fino a qui. Mamma, che profumo. Allora, noi continuiamo con le nostre preparazioni. Tra poco vi faremo vedere anche l'effetto finito e gli ultimi passaggi. Nel frattempo... E anche il lesso pronto. È vero. E tra eccellenza del territorio, seguite cosa abbiamo preparato per voi. Angolo dell'eccellenza del territorio, io oggi oserei dire eccellenze nazionali, perché voi sapete che vi abbiamo abituato bene. A Due Chiacchiere in Cucina abbiamo sempre il grande piacere e l'onore di avere i sommelier di Ice Veneto che ci propongono gli abbinamenti, che ci fanno conoscere il vino in tutte le sue caratteristiche. Noi oggi abbiamo voluto strafare e abbiamo il piacere e l'onore di avere qui il miglior sommelier Ice d'Italia 2023, quindi sei in carica. Esattamente. Con tutta la responsabilità di questo titolo, Christian Maitan, benvenuto. Grazie Leo. Che bello. Sì. Cioè, sì. Il miglior sommelier Ice d'Italia 2023 in carica, tra l'altro da novembre, quindi novembre è cominciato il tuo corso di, diciamo così, di importanza, perché è il più importante titolo italiano. Beh, a livello associativo sì, è il massimo raggiungimento che possiamo ottenere facendo poi i concorsi. Bella questa cosa, tu sei stato già miglior sommelier del Veneto. Esattamente. Nel 2018 e poi quest'anno ti sei approcciato al grande titolo. Com'è andata? Dura? Beh, dura, anche perché non ti nego il fatto che nel 2018 ho vinto miglior sommelier del Veneto, però da quello regionale a quello nazionale c'è un bello stacco. L'impegno è notevole, è importante, ci sono molte ore studio, non solo dedicate all'assaggio, ma anche proprio allo sviluppo, alla ricerca delle varie tematiche, perché tanti pensano sia solo vino. Invece noi siamo una figura a 360 gradi nel reparto food and beverage. E quindi poi quello che viene richiesto durante questi concorsi non riguarda solo il vino, ma sì anche i distillati, l'acqua, i formaggi, l'olio, e quindi essere un sommelier a 360 gradi. Cioè una forma di arricchimento anche personale enorme, perché credo sia una cultura a 360 gradi, quindi esatto. Capire anche se, adesso ovviamente io da profano, magari correggimi se sbaglio, però se l'identità di un vitigno è legato al territorio, è legato anche alla sua storia, alle sue tradizioni, è legato alla cultura, a tutto quello che è successo in quella terra. Ma guarda, hai toccato un tassello che a me piace molto, cioè non parlare solo di vino e del vitigno, ma collocarlo in un determinato territorio, parlare della storia del territorio, di cosa lo caratterizza, delle peculiarità, delle particolarità e
e anche della parte culinaria. Che poi il vino ha questa caratteristica che è buono da solo ma è buono abbinato, sta bene con tutto, sì. E quindi lì richiede anche un grande impegno. Quindi da quando è partito il tuo studio come sommelier, dagli inizi fino ad adesso, c'è stato veramente un livello di conoscenza sempre maggiore? Sì, sì. Allora intanto ho iniziato il mio percorso alle scuole superiori, avevo un professore sommelier che mi ha indicato la strada, una strada che poi ho seguito da subito fino ad oggi, e già alle scuole superiori mi sono tolto la mia prima soddisfazione. Poi passo dopo passo, primi tre livelli ICE, con ICE Veneto, certo, con una grande figura come Graziano Simonella che mi ha, che conosciamo bene. E che mi ha portato in quello che poi è la fase dei concorsi. Quindi nel 2017 ho provato per prima volta il miglior sommelier del Veneto raggiungendo la seconda posizione, poi mi sono tolto lo sfizio di essere intitolato come miglior sommelier del Veneto nell'anno successivo, e poi ti dirò un insieme di percorsi che sono uniti tra di loro e poi arrivare finalmente al raggiungimento del titolo. Allora, io ho poco tempo, però veramente ti auguro un sacco di fortuna e grazie, di gloria, ecco, diciamo così, perché grazie la gloria mille si guadagna, sì, e la fortuna arriva a caso. Invece in questo caso ti sei guadagnato questo grande titolo che ti apre le porte anche di tutto il mondo, perché poi alla fine è un ruolo importante, il rappresentante dei ICE nel mondo. Chiaro, è un ruolo importante che, come dicevi tu inizialmente, ti porta dietro anche un bel peso. E infatti. E diventi effettivamente un testimonial di quello che è l'associazione, ma anche di quello che è il vino italiano e la cultura italiana. Grazie mille, Christian Maitan, miglior sommelier ICE d'Italia 2023. Insomma, buon anno a te. Grazie mille, grazie Leo, grazie voi dell'invito. Insomma, grazie mille, grande piacere. Siamo tornati con effettivamente un capolavoro, perché insomma in tutte le case italiane e non solo, insomma, cioè il momento del bollito è sempre un momento importante. Tu hai fatto, perché siamo coetanei, ma ti ricordi che si serviva ai matrimoni? Si serviva ai matrimoni il bollito, ma era proprio un piatto forte. C'era il bollito, la lingua, il cotechino, il musettino proprio, sì, del maiale, quindi era proprio era l'ultimo secondo, esatto. Di solito dei 2-3 secondi di matrimonio degli anni 80 era così. Infatti vedete che prima i tagli di carne che abbiamo usato, no? C'è il capello del prete, poi c'è il bianco stato e il pollo che abbiamo usato. La gallina, usato. Queste galline e anche un ossetto abbiamo messo. Un ossetto con il suo midollo. Con questo midollo si potrebbe fare anche la peara. La peara, un'altra salsa ancora. Però che guardate il brodo, io vorrei che inquadrasse il brodo perché ha degli occhi espressivissimi. In Veneto si dice il brodo gaiocci. Gaiocci, infatti. Vuol dire che sì, è ricco, ricco. Le nostre salse. Sì, ricapitolando, salsa verde o bagnat verde, quindi prezzemolo, uovo sodo, acciuga, capperi, del buon olio d'oliva e anche il pane ammollato nell'acido, che questa è una cosa che fa vecchia cucina, no? Il pane ammollato. Poi abbiamo fatto il bagnet rosso, un pochino più lungo di cottura, quindi i peperoni, il pomodoro, vedete che alla fine ha questo colore rosso intenso per la lenta cottura delle verdure. E poi è estremamente cremoso. Cremosissimo. E poi abbiamo la più semplice, salsa al crèn, per chi non vuole magari mangiare il crèn in purezza. Quindi pane ammollato sempre nell'aceto con la radice di rafano grattugiata. Perfetto, allora non ci resta che concludere il tutto con un buon bicchiere di vino e quindi i sommelier di ICE Veneto sapranno indicarci quello perfetto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Claudia. Benvenuto, è un piacere. Grazie. Averti qui, Alberto Toffanello, ICE Veneto. Grazie. Allora Alberto, noi oggi iniziamo con un piatto della tradizione. Io ho fatto il lesso. Il lesso, bene. Io mi sono permesso di studiare un abbinamento per te. Allora, ho studiato un abbinamento per contrapposizione. In che senso?
con la tipologia di piatto da te ideato sono andato ad abbinare un vino con una buona tannicità, cioè un vino che mi dà una sensazione quasi di ruvidità a livello, diciamo, gustativo. È un vino prodotto nella zona dell'Isompra Maggiore, cioè una DOC interregionale che si estende tra Venezia e Pordenone, per capirci, quindi una fascia molto pianeggiante, dove l'azienda Mosole produce il Lora Sexta. Lora Sexta è un vino rosso prodotto da vitigni tipici bordolesi, in questo caso un 80% Carmener e 20% Cabernet Franc, che a seguito della fermentazione vengono maturati in botti di rovere della capienza di 225 litri, chiamate barrique. La barrique è la tipica botte francese utilizzata proprio per la tipologia di vitigno che andiamo ad impiegare. Ed ecco che effettivamente la maturazione mi permette di creare un vino che si presenta morbido, dove i profumi tendono molto alla frutta in confettura, ma allo stesso tempo mi permette di garantire un'ottima tannicità, quindi nella sua preservanza. Proviamo a degustarlo, cosa dici? Volentieri. Beh, all'aspetto lo vediamo già, abbiamo un bel rosso rubino che sfuma appena su toni leggermente granati. Alla rotazione lo vediamo che si presta pesante nel calice, veramente, insomma, simbolo anche di corpo del vino in questo caso. A livello olfattivo abbiamo frutti rossi leggermente balsamici e al gusto piacevolezza, morbidezza, ma bella tannicità, che appunto ben si sposa con il piatto da te ideato. Bene, abbinamento perfetto, noi ci vediamo con la prossima ricetta. Alla prossima! E dopo esserci felicemente scofanati, si può dire, il bollito con tutte le varie salse e salsine, con varie preferenze, perché si potrebbe fare un sondaggio qui in studio, perché alcuni hanno amato di più quella verde, altri quella rossa, altri proprio il crème, proprio come se non ci fosse un domani. E quindi è arrivato il momento di un dolce, faremo una mousse al cioccolato e quindi, insomma, andremo a dare ancora di più sapore a questo meraviglioso pranzo ideale che vi stiamo suggerendo oggi a Due Chiacchiere in Cucina. Allora andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono per preparare questa mousse al cioccolato e al caramello salato. Allora, per il caramello, ingredienti, useremo 200 g di zucchero, 4 g di sale, 85 g di burro e 120 g di panna fresca. Per la mousse, 300 g di cioccolato fondente, 500 g di panna fresca, un cucchiaio di cacao in polvere, un cucchiaio di zucchero a velo e della vaniglia, estratto di vaniglia, credo. Perfetto, no? Sì, estratto, oppure come sempre possiamo metterlo nello zucchero a velo. Adesso vedete un po' come volete usare la panna. Io come prima cosa inizio sciogliendo il mio cioccolato fondente a bagnomaria. Okay. Che così avrà il tempo di raffreddare un pochino per essere poi incorporato nella mousse. Cioccolato che ricordiamo sempre deve essere di buona qualità, perché da quello dipende sempre la riuscita delle vostre ricette. Mentre il nostro cioccolato scioglie, io inizio facendo il caramello salato. Caramello salato che abbiamo già proposto diverse volte, però più volte lo facciamo e più volte vi rendete conto di quanto sia semplice in realtà. Semplice e versatile, perché può essere messo nelle crostate, messo nei dolci più morbidi come in questo caso. Insomma, si presta a tantissime preparazioni. E poi è buono. Quindi, come fare il caramello salato? Iniziamo facendo semplicemente il caramello. Quindi in una teglia, tegame, pentola, quello che avete, mettete il vostro zucchero già pesato. Oh, si sta arrabbiando il bagnomaria, calmo. Cioè, bagnomaria ribelle? Si agita, vieni qui, perché ha un sacco di pentole al fuoco. Cosa devo fare? Supporto psicologico al bagnomaria? Lo devi tenere a bada, devi tenere a bada. Buono, non andare oltre. Buono. Allora, mentre il nostro zucchero scioglie, sì, quindi alziamo un pochino, quando vediamo che inizia a caramellare, a sciogliersi lo zucchero, dobbiamo avere l'accortezza di abbassarlo, perché sappiamo che non può passare quel punto in cui il caramello brucia e diventa amaro.
A quel punto dovete buttarlo via, non è recuperabile. Il caramello deve essere ambrato, ma non bruciato. Guarda la cioccolata che veloce. Pensa ribelle, ma svelto. Pensa che a me a casa lo facevano passare per più particolare quando era bruciato. Era più caramellato, sì. più. Guarda, senti che gusto particolare che ha. Allora, Leo, tu che sei bravo, mi sì. peseresti la panna che mi serve per fare il caramello salato. Okay. E quindi 120 grammi di panna fresca da montare. Perfetto, che è questa? Che è quella, la panna buona. Perché il caramello salato, appunto, per avere questa cremosità, ha l'aggiunta del burro e della panna calda. La panna deve essere calda per ovvi motivi. Perché deve essere calda la panna, Leo? Adesso faccio un... Perché sennò non monta bene la mousse. No, tesoro, beh, questo è per il caramello salato. Ah, perché altrimenti si lo cristallizza il caramello. Bravissimo, ormai sai tutto veramente. 120? 120, e poi mi servirà anche della panna, e qua me ne serviranno 500 grammi invece. Metto qua? Che andrai, sì, o puoi pesarla direttamente nel bicchiere, ah, perché okay. questa la monteremo in un secondo momento. Ma prima ci dedichiamo al caramello salato. Allora, qui 500. Sì, 500, quelle servono proprio per la mousse al cioccolato. Che poi mousse vuol dire spuma, no? Vedi, è andato vedi. Buono? È diventato speciale? È momento di abbassare perché si sta caramellando o caramellizza. Io ho sempre questi dubbi. Allora, anche questa panna è pesata, io per ci favore, sono. Per favore, Leo, mettimela qui a scaldare, non quella deve poca, bollire. Questa? Sì, quella poca, bravissimo. Allora, i 120 grammi vanno qui. Vanno lì perché adesso che il nostro caramello, vedete, è bello ambrato, prendo in prestito i termini dei sommelier. Ok. Noi adesso andiamo a metterci i fiocchi di sale perché è un caramello salato. Dopodiché potete mettere anche il sale normale. È un vezzo, però secondo me lo insaporisce in modo diverso. E poi, caro il mio Leo, finché la panna scalda... Aspetta che gli diamo un po'. Attenzione, perché io sono in attesa, capite? Sono quei momenti in cui dici adesso cosa dovrò fare. Adesso cosa mi dice di fare? Mi metti il burro un pezzettino alla volta in modo tale che io lo sciolgo nel mio caramello che è pronto per accogliere la panna che deve essere ben ben calda. Ok, vado? Vai. Io intanto tengo bello mescolato. Sai cosa mi servirà poi, Leo? Vai. Una volta che mi avrai, ma cosa farei senza Leo io in questa cucina? Questi cosi ti voglio anche a casa mia, vai! In confezione portatile, tipo anzi in formato così? Sì, vai vai, tanto lui si scioglie. Ok. Quando mi avrai messo tutti i pezzi di burro, ti chiedo di allungarmi una frusta. Sì, grande, piccola. Così va benissimo. Sono tutte e due. È come quando dice, come lo vuoi, bianco o nero? Sì. Sono quelle risposte che mettono un attimo proprio a disagio. Questa, la grande va benissimo, okay. Perché la pentola è grande, così vado meglio. Tra l'altro, a proposito di mousse, sentiamo. C'è un aneddoto bellissimo di uno dei personaggi legati alla cucina che tu ami di più, che è Julia Child. Ah, sì, un mito. Meravigliosa divulgatrice negli Stati Uniti, lei ha portato tantissimo della cucina europea e delle... Francese soprattutto. Negli Stati Uniti, nei suoi programmi televisivi, in tutto quello che lei faceva, a un certo punto porta la mousse al cioccolato, no? Che insomma questo meraviglioso dolce francese. Scusa, che comunque... Leo, adesso io vado ad unire la panna calda al mio caramello, quindi lo shock iniziale sarà questo, la reazione iniziale, dopodiché abbasso e la faccio addensare leggermente. Questo passaggio inizio a usare le fruste. Attento a non scottarti perché sai che il caramello è pericolosissimo. Mi dicevi, porta la mousse. A un certo punto comincia con tutto il procedimento di preparazione della mousse. Sta di fatto che arriva a preparare il cioccolato come hai fatto tu, fuso e tutto il resto. A un certo punto la ciotola col cioccolato cade a terra, fiume di cioccolato per terra, lei ironica come sempre, grande, era la sua caratteristica principale. Personaggio ha detto, ecco,
A casa si prepara proprio così. Perché quando farete la mousse sappiate che vi finirà o per terra o da qualche altra parte, perché tante sono le preparazioni. E da lì, un po' per il divertimento, un po' per la bravura sua e un po' per la bontà della mousse, insomma, si sviluppò il piacere di buttare per terra la mousse. Allora, invece io ti chiedo non buttarmi la cioccolata, ma se puoi svuotarmi l'acqua calda, così il cioccolato si raffredda leggermente. Ecco, voi pensate che sia semplice? Poi, se non sbaglio, Giulia Child è stata la prima cuoca televisiva. Sì. Quindi sì. È la mia antenata praticamente. E anche lei è autodidatta. In realtà poi lei si è diplomata anche al Cordon Bleu, insomma ha fatto un bel percorso. Era una chef vera e propria, mica come me. Ok, il caramello salato è pronto, io lo tengo da parte. C'è ancora un po' d'acqua, ma attenzione perché va benissimo. Non si allora, il caramello salato, Leo, noi andremo a versarlo già nelle ciotoline quando sarà pronto, perché si dovrà addensare leggermente, ma soprattutto si dovrà raffreddare, perché noi andremo poi a versarci sopra la mousse. E siccome non vogliamo che la mousse smonti, il caramello dovrà già essere freddo. Ok. Allora, siccome tu sei il re degli elettrodomestici, sei autoproclamato. Sì. Io metto lo zucchero a velo nella panna tanta, ora visto che quella era la panna poca. Sì. Ci metto anche la vaniglia. Okay. E ti chiedo gentilissimamente di montarmela ben ferma. Oh. Proprio come Giulia Child. Mi sono ispirata. Vedi? Eh beh, così insomma abbiamo... Vado? Sì, vai. Prendo una ciotola grande. Tra l'altro, comunque, anche in Francia la mousse al cioccolato, cioè insomma, si parla del XVII secolo, quindi 1600, si comincia ad avere la consapevolezza di quella che era l'importanza del cioccolato e del suo utilizzo nella cucina. Arriva tardi rispetto all'ingresso del cioccolato nelle abitudini. Arriva nel 1755 con questo ricettario di François Menon, che portò proprio per la prima volta come ricetta la mousse. E da lì si cominciò ovviamente a diventare il dolce prediletto delle classi più abbienti, della nobiltà, tutto il resto, perché il cioccolato era un ingrediente costoso, molto apprezzato. No? Pronta? Bella ferma? Giusto, sì. Anche sotto? Sì, anche ok, sotto. Perfetto. Allora adesso con molta accurezza, come diceva la Bibi da piccola, lo spostiamo qui, perché adesso, diciamo, per fare questa finta mousse, perché la mousse vera, le uova e va, sai che dopo bisogna sempre stare attenti qua, perché... Però questa è una mousse veloce che non richiede le uova, che poi richiedono pastorizzazione. Quindi alla portata di tutti. Mamma, che buona questa panna. Sì. Sembra una nuvola. Devo dirti la verità, proprio buona. Sei sta... Io non so. Cioè, questo veramente... Non voglio dire, cuochi assaggiano sempre col dito, no? Lui pulisce. Ah, voglio dire sì. Ok, questa bella panna soffice è pronta. Adesso non facciamo altro che incorporare il cacao amaro. Sì. Che io vado a setacciare, perché sapete che il cacao ha sempre un po' di grumetti. Ok. Ecco là i grumetti. Poi tutto il cioccolato fuso. E adesso, esatto, mi aiuterai, caro Leo, a incorporare il cioccolato. Aspetta che prima mescolo il cacao. Sì. Voilà, grazie. Se non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Ma meglio però. No. Già che lo reinventate, evitate quei così due, tre. Così come sei perfetto. Ai miei occhi sei perfetto. Allora, caro Leo, un pochino alla volta tu mi aiuti con quel fantastico cioccolato. E così, lui ha perso, si è raffreddato in modo tale che non mi smonti la panna. Al tempo stesso non ci sarà questo shock termico. Vai Leo, a contatto, quindi lui non indurirà se non lentamente, creando proprio una densità. Oggi sono... Io continuo con questo ritmo. Me lo devi versare un po' alla volta tutto e vedete che la mousse, mamma mia, comincia a prendere forma, diventa sempre più cioccolatosa. A quel punto non ci resterà che versarla o con un cucchiaio o con una sacca poche nelle nostre coppette, dove abbiamo già fatto raffreddare
il caramello salato. Quindi è importante che la panna sia montata molto bene, sì, perché altrimenti non è reggerebbe questo passaggio. Esatto, poi, no? E non sarebbe una mousse, sarebbe una crema liquida, invece noi vogliamo proprio tutta l'aria della mousse. Allora, mentre decido a chi dare quello che è avanzato, andiamo in pubblicità un attimo, io apro l'asta in studio, scusate, chi la vuole? Allora, mousse perfetta, vedete come è venuta, proprio bella bella gonfia, sì, infatti, bella... cioè, ha una, diciamo così, una struttura, grazie, una struttura molto, molto bella, molto aerata e ovviamente dopo un po', insomma, basta, stop, perché se continui a muovere, facciamo burro, facciamo un burro al cioccolato che magari è buono, ma non possiamo rischiare. Allora, io adesso non mi resta che versare il contenuto della mousse nelle mie coppette. Ricordo che la quantità che abbiamo dato è per 4 dessert. Quindi Noi ne abbiamo fatti due perché adesso verseremo in quelle due coppette che hai lì, sì, il caramello salato. Ah, quello che abbiamo preparato prima, esatto, perfetto. Esatto. Così avremo 8 porzioni, una questione di tabelline, alla fine, 2, 4, 6, 8. Quando i bambini chiedono a cosa serve la matematica, a questo serve la matematica. E noi ne diamo prova. Esatto. Allora, ma vedo il cacao qui. Sì, cosa... se mi spolveri un pochino di cacao nella superficie delle coppette, andiamo proprio a finire in bellezza, vedete la stratificazione con il caramello, e questo è un dessert molto semplice ma altrettanto goloso. Senti, mi è venuto in mente una cosa. Sentiamo, che idea. Ma se noi tenessimo un po' di panna montata bianca da fare un altro strato? Mamma, vuoi che dopo ci proviamo? Sì. Adesso mi rimetto a montare tutto. Sì, sì, ci sto. Secondo me è bellissimo anche a livello cromatico. Sai? Sì, ci sì, sta. Ci Però sta. Così è già veramente buonissima e invitante, anche perché immaginate il contrasto di sapori tra la mousse e il caramello salato. Eccola qua. Voilà, ecco il nostro dessert e non ci resta che godercelo. No, manca solo una cosa per godercelo, un buon bicchiere di vino. Perfetto, quindi... vado a vedere cosa propongono. Eccomi Alberto. Ben trovati. Torno con un dolce mousse al cioccolato e caramello salato. Qua è un dolce impegnativo, però ho cercato di studiare un abbinamento che può essere sicuramente sorprendente. In questo caso, avendo appunto un dessert, quindi un piatto dove abbiamo tanta dolcezza, che cosa facciamo? Un abbinamento per concordanza con un vino assolutamente dolce. In questo caso ho scelto un vin santo. L'azienda è La Palazzola e per quanto sia vin santo, l'azienda però è di Amelia. Amelia è una piccola frazione di Terni, quindi siamo in Umbria. Ora mi dirai, ma come il vin santo se effettivamente viene prodotto in Toscana? Vero, hai ragione, però il vin santo effettivamente è uno stile produttivo che può essere ripetuto in diverse regioni d'Italia. Quello che importa è che le uve, in questo caso Malvasia e Trebbiano Toscano, vengano fatte appassire e poi fermentate in particolari botti. Se noti, proprio nel nome viene riportato Caratelli al Pozzo. Il caratello è la tipica botte dove viene fatto fermentare il vin santo, che viene riempita con il mosto per circa 2/3, lasciata quindi un terzo scorma. Allo stesso tempo poi viene fatta fermentare e maturare. Ok? Il vino che ne fuoriesce, lo possiamo vedere, ha una particolare colorazione. Molto già adesso vediamo che abbiamo un ricordo quasi di caramello, quest'ambria con sfumature topazie, lo si vede, denso anche, perché effettivamente se andiamo a ruotare il calice vediamo che abbiamo tanta viscosità. Questo mi fa pensare a un vino con tanta dolcezza e anche con estratto glicerico, quindi molta morbidezza. Andiamolo ad annusare. Un'esplosione di profumi sicuramente, che sfumano dal caramello fino a sentori di torrone anche. E al gusto? Tanta dolcezza, ma allo stesso tempo una buona freschezza che rende il sorso non stucchevole. Ecco perché si abbina perfettamente con il dolce da te scelto. Io trovo sia proprio un abbinamento azzeccato. Ti ringrazio. Io ti aspetto domani con altre ricette e altri abbinamenti. Cin cin. Devo dire
dire che oltre ai meravigliosi vini che sono stati abbinati a questi due piatti dai nostri sommelier, io ci farei proprio anche un caffè a mazza, caffè, grappino secco e cose varie. Perché... due mandarini, due bagigi, arachidi in italiano. È vero, e poi magari il piacere di stare a tavola almeno un paio d'ore dopo. Però effettivamente molto buoni. E Lesso? Sì, lesso con tutte le salse. No, avete visto, tra l'altro sta ancora andando la nostra salsa rossa, no? Perché ci vuole un bel po'. Perché quella poi, esatto, quando sarà pronta la frulleremo. E poi abbiamo fatto queste mousse di cioccolato con il caramello salato e abbiamo seguito il tuo consiglio e l'abbiamo decorato. È vero che ci sta un pochettino, anche perché così ho montato un po' di panna in più e me la sono mangiata. Allora, vediamo l'appuntamento a domani, come sempre, Claudia Sgarbossa con noi. A domani. E tutti voi per due chiacchiere in cucina. Ciao. Grazie. A tutti.